L'aborto è un delitto, non posso essere ipocrita. Quindi, quando qualcuno lo produce, se ne assume la responsabilità di fronte a Dio, ma ci sono delle grosse attenuanti per chi provoca l'aborto in circostanze particolari, perché è stato stuprato, perché ha avuto una vita sbandata. C'è il perdono. Quindi, e c'è il problema anche della donna che viene sfruttata, usata. Ci sono molte attenuanti. Non condivido l'aborto, non sono per la legge 100, non mi ricordo, 194, ma sono molto aperto al fatto che molte donne, milioni, no uno, milioni, sono state costrette dagli eventi, da circostanze particolari della loro vita, e sono state costrette, nel senso, una scelta drammatica, difficile, che Dio, se c'è il pentimento, perdona. Questa è la mia risposta. Se noi facciamo dei rapporti sessuali e poi uccidiamo i nostri figli, quando abbiamo la possibilità tutta di poterli farli nascere e crescere, è un delitto. Assolutamente. Però c'è chi l'ha fatto quando non era cosciente, ha sbagliato, si è pentito e è stato perdonato. Io ho amici che hanno abortito e poi si sono pentiti. Dio ti perdona. C'è il perdono. Ma è un delitto. Sono cristiano, credente, quindi criticatemi quello che volete. La penso così, perché così ho capito da Dio.